Eccoci per una nuova puntata del cocktail musicale Le Interviste, grazie a Danze TV Produzioni. Quest'oggi abbiamo in studio con noi una giovane interprete e lei è Angelica. Ciao Angelica, benvenuta. Buonasera. Buonasera. Può anche darsi che sia giorno, eh? Benvenuta. Può essere. Allora Angelica, so che sei un artista, perché per me siete tutti artisti, anche se sei giovane, fuori e dentro. La tua prima esperienza in radio, la tua prima intervista in un emittente radiofonica, che poi tra l'altro andiamo anche in TV. Parlaci un po' di te, come è nata la passione per la musica, anche se so che hai già vinto un concorso Canoro, ma ne riparleremo dopo. Sì. Allora, comincio col dire che io sono nata nella musica, in poche parole. Sì? Sì, soprattutto nell'arte. Mia madre, cantante, quindi sin da quando aveva 18 anni, adesso non si dice quanti anni ha, no. Però comunque ha una lunga carriera artistica anche lei. Sì, diciamo, si è sempre dilettata con la sua passione. Fa piano bar, e quindi sin da quando ero piccola io sono cresciuta con la sua voce, le sue ninna nanne, diciamo. Allora anche tu una figlia d'arte. Sì, sì, in un certo senso sì, magari non a livello di Bonnie, ma assolutamente. Tu eri all'interno della pancia di mamma e già canticchiavi insieme a lei. Esatto, mia mamma, per farmi addormentare, sì? Mi faceva ascoltare Lady Gaga. Addirittura. E io mi addormentavo, se non c'era Lady Gaga io non mi addormentavo. Ah, e perciò era un sonnifero per te. Allora sicuramente ora la odierai. No, in realtà, ti piace? Posso dire, in realtà durante il mio periodo di crescita, magari qualche anno fa, non l'ascoltavo molto, ma nell'ultimo periodo mi sto riavvicinando al mio passato in qualche senso. Quindi magari mi ritrovo a riascoltare canzoni che facevano parte della mia infanzia e magari mi fa anche molto piacere. Sì. E allora a questo punto devo chiedere, la tua artista o il tuo artista, il tuo cantante sì, preferito, sicuramente ne avrai uno, sì, o una. Sì, sì. Saranno molti di più, però uno in particolare. Quello che dico sempre, come hai appena accennato tu, io non ho dei veri e propri musicisti o cantanti preferiti, ma sicuramente uno che mi ha segnato in generale è Mango. E Mango, una voce molto particolare, io ho avuto il piacere di conoscerlo. Purtroppo ormai è un peccato, sì. Ma posso dire che purtroppo l'ho conosciuto da poco, perché diciamo con le conoscenze di papà magari ascoltava qualche canzone, io dicevo: papà, ma questa voce da dove esce, da dove viene? Mi ha sempre attirato quel tocco mediterraneo delle sue canzoni, il suo timbro, le parole, la musicalità. È sempre stato, diciamo, qualcosa di veramente attraente per me, per le mie orecchie. Il tuo punto di riferimento, chiamiamolo così. Hai una canzone a cui tu sei legata particolarmente? Allora, canzoni a cui sono legata particolarmente non ne ho in questo momento, non mi viene nulla in mente, ma per il semplice motivo che io sono più attaccata ai cantanti e per il loro, diciamo, passaggio musicale, la loro storia e quello che raccontano, ecco. Ok, perfetto, sei stata molto chiara. Sì. Volevo chiederti anche, tu hai partecipato ad un concorso Canoro, organizzato dalla la Fenice Scarlatta, sì, e sei stata una delle vincitrici di questo concorso. La canzone che hai presentato, te la ricordi qual era? Sì, sicuramente. Assolutamente. Allora, ne ho portate due, se non sbaglio ho portato I Will Always Love You di Whitney Houston e La Rondine di Mango, appunto. Non poteva mancare. Con la chitarra, quindi ho fatto, diciamo, la mia performance e l'ho resa mia. Allora, a questo punto una domanda mi sorge veramente spontanea. Il tuo cavallo di battaglia, una canzone con cui tu magari preferisci presentarti o martellare di più se vai a gareggiare in qualche concorso Canoro? Allora, ne hai una sicuramente. In realtà ho due canzoni per due differenti motivi. Sì. Appunto, I Will Always Love You, per il semplice fatto che tecnicamente e credo anche vocalmente vada bene per me. E quindi mi sento
anche come canzone la sento molto mia, perché mi piace sporcare la melodia in qualche modo e rendere il tutto personale. Per quanto riguarda invece sicuramente una motivazione magari di adattamento per come mi viene bene effettivamente, io penso questo, almeno tu nell'universo, mi viene abbastanza bene, quindi anche quella sicuramente è il mio cavallo di battaglia. Studi musica? Allora, studio chitarra appunto con il papà di Bonnie, Umberto Buonasera, fantastica Umberto, persona, fantastica veramente, per me è come un secondo papà possiamo dire. Guarda, io Umberto lo conosco quando eravamo veramente non ragazzini, ma bambini, bambini proprio, eravamo piccolissimi. Io mi ricordo che avevano formato un gruppo musicale, si chiamavano allora Gli Anni Verdi, il primo gruppo che formarono loro. E io potevo avere 7 anni, 8 anni, e con Umberto ci scambiamo di pochi anni. E io andavo in giro con loro, ero la mascotte del gruppo e organizzavamo queste serate. E lui, come ho sempre detto, alla chitarra dà del tu, perché proprio è micidiale. Ma a volte da sempre io penso che quando lui suona è come se la chitarra facesse parte di lui, perché veramente non c'è distacco. Sì, è proprio e così. Per me è davvero una grande persona, perché non solo a livello musicale, lui è anche un amico, assolutamente, senza ombra di dubbio. Mi dà molti consigli anche per la voce, cosa che nella quale per adesso sono stata soltanto autodidatta, magari con qualche consiglio appunto da parenti, come ho prima detto, e appunto da lui. Ma adesso sto riscoprendo la chitarra, ho cominciato a suonarla da quando avevo 8 anni, ma con lui la vedo in un modo differente, perché prima la vedevo quasi, posso dire, brutto da dire. Puoi parlare liberamente, guarda, non ci vede nessuno, siamo soli io e te. Ok. Ma sicuro non ci vedete? Non ditelo a nessuno. Dicevo, leggermente come un peso, per il fatto che dicevano: ti do questo compito, fai questo, ci vediamo la prossima volta. Per me non è così. Certo. Umberto infatti la prende in un modo differente. Molto. Lui dice: guarda, ti piace? Prova, fammi sapere se ti viene, fammi sapere come va avanti la tua, diciamo, quello che pensi con la chitarra, come ti trovi, ecco. E questo è un modo differente di vedere la chitarra. Adesso la vedo un po' come un membro della famiglia, sì. Un tuo compagno di vita. E adesso sono anche riuscita in qualche modo a suonare ciò che penso, suonare ciò che provo. La melodia è un po' come uno spartito per me, per le mie emozioni in qualche senso. Perché per me, purtroppo, dico, è stato sempre un problema scrivere a parole. Infatti io non ho delle mie canzoni, dei miei inediti, purtroppo, ma mi piacerebbe davvero tanto farlo. E infatti, stavo per dirti questo, allora sicuramente già nei tuoi pensieri, nei tuoi impegni futuri ci saranno dei lavori discografici che tu vorrai fare, come diceva Bonnie nell'intervista precedente, sicuramente per aiutarti a crescere musicalmente e anche fisicamente, perché la musica ti aiuta a crescere sia fisicamente, musicalmente e spiritualmente. Assolutamente sì. Tu hai già qualche progetto per il tuo futuro? Ti vedi come cantautrice? Allora, io sono sicura al 100% che se mi si presterà mai davanti l'occasione, voglio vivere di musica. È quello che mi rende felice, è quando io parlo di lavoro, il lavoro deve essere una cosa che legata alla musica. Legata alla musica e soprattutto in generale, che non ti faccia stancare, non ti faccia alzare dal letto la mattina e dici: devo andare a lavorare. No. Peccato. Non può essere sabato, non può essere domenica. No, invece ogni giorno io posso cantare, posso suonare, posso fare quello che mi piace. Ed è veramente lì dove posso essere me stessa, io penso questo. Perciò tu ti vedi in un futuro da cantautrice? Assolutamente sì. So che già stai gettando le basi, è proprio così, vero? Sì, ci sto provando. Sì. L'importante giustamente è l'età è questa, quindi piano piano, andando avanti, crescendo. L'età non te la chiedo perché non si chiede l'età, però sei giovanissima. Sì, sono abbastanza giovane. Sei diciamo una ragazzina, sì. Ancora, dai. Esatto. E questa è l'età giusta per poter crescere
naturalmente in questo ambiente, che è un ambiente molto, ma molto difficile. Sì. Perché devi farti spazio con i gomiti, le unghie. È verissimo. Sì, purtroppo è così. Perché non bisogna avere soltanto la voce, ma bisogna sapersi difendere. Sapersi difendere perché è un mondo dove tutti cantano. Tutti sì. cantano, tutti sì. vogliono cantare. Ma sono in pochi quelli che realmente, oltre a riuscirci, sono in pochi quelli che hanno veramente talento. E che hanno soprattutto qualcosa da dire. C'è anche da dire questo. Certo, certo. Sì. Tu hai già partecipato, diciamo che hai vinto un concorso canoro, ma oltre a quello hai già partecipato ad altri eventi musicali dove qualcosa che ti ha colpito? Sì, sin da piccola mi sono sempre messa in gioco perché già avevo capito che la musica mi piaceva molto. Ok. E a Milazzo, al momento non ricordo il nome del concorso, ma a Milazzo ho fatto per due volte un concorso nella quale ho preso delle targhe importanti per talento. Non mi hanno messa in classifica purtroppo perché io andavo a utilizzare sia la mia voce che la chitarra per l'esibizione. Ok, chitarra e voce. E purtroppo mettevano sezione musica e sezione voce. Ok. E quindi venivo sempre premiata un po' in modo differente, ma... L'importante è avere il giusto riconoscimento e in questo caso hai ricevuto un premio importante. Assolutamente. Anche se non sei arrivata in classifica, in graduatoria, ma hai ricevuto un premio. Io, parlando di premi, parlando io per l'esperienza che ho da giurato in tantissimi concorsi, da giurato anche, come ha detto Stampa, al Festival di Sanremo da tantissimi anni, ormai dal 2010 ad oggi, volevo dirti che noi c'è anche un premio in particolare, che è il premio della critica della sala stampa, per cui non è una critica in se stessa, cioè per criticare l'artista o la canzone o la voce, ma è il premio che vuol dare il significato giusto all'artista, il riconoscimento giusto all'artista, e viene chiamato il premio della critica. Sì. Il premio della sala stampa adesso è stato cambiato. L'importante è dare il giusto riconoscimento a chi veramente merita, certo. No, a un artista, una voce così. Tu giustamente dici: io ho ricevuto tantissimi premi, ma non sono arrivato in classifica. Vedi tantissimi artisti che non vincono il Festival di Sanremo, sì. Ma poi in classifica o nei concerti, nei palasport, o anche adesso ci sono gli stadi, e fanno il sold out. Sì, non necessariamente chi vince è quello più apprezzato, in effetti. Io ho notato diversi anni che chi non vinceva acquisiva molta più fama del vincitore. Eh sì. Eh sì, assolutamente. È proprio così, perché poi magari quella voglia di dare ancora di più ti viene, per cui dai sempre il massimo di te stessa. Sì. O di te stesso. I tuoi progetti futuri quali sono? Allora, sicuramente quando magari raggiungo la maggiore età, magari io sei una ragazzina. Magari partecipare ad Amici o in generale qualcosa che mi faccia dare visibilità. Da portone per quello che è il mondo della musica. Sicuramente, come ho anche detto prima, soprattutto fare delle mie canzoni, poter esprimere a parole finalmente ciò che penso, ciò che ho da dire, e appunto mettermi in gioco, soprattutto perché questo io penso della musica: bisogna sempre guardare avanti e provare sempre cose nuove. Allora, mi viene un po' da ridere, ma voglio dire, nulla da togliere ad Amici, Io Canto, sì. Quell'altro X Factor, sì. E tanti altri concorsi, talent che ti danno visibilità. Noi oggi ti stiamo dando un'opportunità non indifferente, perché tu sei una giovane artista messinese e meriti tanto, tanto, tanto di più di quello che veramente tu ti aspetti. Sì, ma noi ti stiamo dando la possibilità, perché
con la nostra emittente, con i nostri canali che abbiamo, radio, TV e poi ormai i social ti raccontano tutto, e ti stiamo dando un'opportunità da farti conoscere in tutto il mondo, perché ormai quando tu ascolti un'emittente radiofonica sul web, su internet, parliamo così più volgarmente, sì, più volgarmente, naturalmente ti ascoltano in tutto il mondo. Noi ti stiamo dando questa possibilità perché sappiamo e abbiamo intuito in te che hai talento. E vi ringrazio per questo. Questo per me è appunto un inizio, ovviamente. Ho preso amici come un esempio. Sei stata grandissima, anche perché per essere la tua prima esperienza in un'emittente radiofonica, in un'intervista che tra l'altro va anche in video, abbiamo la 1, la 2, abbiamo le telecamere che ci sorvegliano. Abbiamo superato il limite per il nostro spazio a disposizione. Ti ringraziamo, ti facciamo veramente un in bocca al lupo grandissimo, ma ricordati, questo lo devo strappare, questa promessa anche a te, come ho fatto con gli altri, come faccio sempre. Domani, quando diventerai famosa, prima degli altri, ricordati di noi. Assolutamente, assolutamente prima sì. Dovrai passare da noi, dobbiamo essere i primi ad intervistarti. Grazie. Ok? Grazie, grazie Angelica, mille. Grazie, sei stata veramente grandissima e noi ancora ti formuliamo un in bocca al lupo grandissimo. Grazie a tutti, termina qui il cocktail musicale e le interviste, grazie Anze TV per la produzione di questo appuntamento. Grazie a tutti, alla prossima.